solo mi ricordo gli applausi, i tifosi, di tutti in stadio. È una cosa veramente bella che guarda il mio cuore per tutta la mia vita. Il gol di Djorkaeff contro la Roma rappresenta sicuramente la perla dell'annata. Qualora ce ne fosse stato bisogno, questo straordinario numero ha confermato la giusta intuizione della dirigenza nerazzurra riguardo all'acquisto del talento di Lione. Yuri Djorkaeff ha infatti disputato un campionato ad alti livelli. Con 14 reti si è laureato cannoniere tra gli attaccanti interisti. Ma ancor più dei gol è stata la sua capacità di assumere lo statuto del leader a impressionare favorevolmente l'ambiente. Cesare Maldini ama dire di avere un solo rimpianto per la sua nazionale: non possedere un giocatore come il fantasista transalpino. È un'opinione giustissima se si pensa alla grande versatilità del giocatore, disponibile a rivestire più ruoli e funzioni nel reparto offensivo. Yuri ha dichiarato di voler rimanere nerazzurro a vita. È un ottimo punto di partenza per edificare un futuro di grandi soddisfazioni. Il 27 ottobre 1996, Inter-Parma è stata una sfida all'insegna delle emozioni. A 120 secondi dal via, Crespo ha portato in vantaggio gli ospiti. La reazione nerazzurra è stata immediata e Zamorano, autore di una prestazione superlativa, ha pareggiato dopo 4 minuti. La gara è proseguita su continui capovolgimenti di fronte. Una staffilata di Zanetti e un volo d'angelo di Zamorano hanno chiuso i conti con un'autorevolezza confortante. È l'Inter della prima fase. Spettacolo più concretezza, uguale vittoria.